Buongiorno a tutti, come state? Oggi, come la scorsa settimana, faremo un po' di pratica con la lettura e la scrittura delle parole. In classe abbiamo studiato tutte le lettere e anche tutte le sillabe e quindi è arrivato il momento di incontrare delle consonanti un po' capricciose. Partiamo dalla lettera C. La C è una lettera un po' particolare perché si legge in due modi diversi in base alla lettera che ha accanto. Facciamo degli esempi. Se la lettera C si trova prima delle vocali E e I, allora non ci sono cambiamenti nel modo in cui si pronuncia, la leggiamo cioè sempre C, quindi C e C. Vediamo due esempi. Questa è una noce. Proviamo a scrivere insieme la parola noce. Quindi no e poi dobbiamo scrivere C. Quindi, quando io dico c'è, la prima lettera che voi sentite è la lettera c. C'è, quindi poi è. Quindi no, c'è, noce. Passiamo ad un'altra parola. Cinema. La parola cinema inizia con la lettera C. C, quindi dobbiamo scrivere la lettera I. Cinema. 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 Cosa succede quando la lettera C si trova prima della lettera A, della lettera O e della lettera U. Se la lettera C si trova prima di A, O e U, allora si pronuncia K. Quindi noi dovremmo leggere K, co e cu. Facciamo degli esempi. Proviamo a scrivere insieme la parola casa. Quando diciamo la parola casa, il primo suono che sentiamo è k, che si scrive però sempre con la lettera c, perché dopo c'è quale lettera? Se io dico ca, l'altra lettera che voi sentite è la A, quindi casa, casa, casa. Proviamo a scrivere un'altra parola, coda. Quando io pronuncio la parola coda, il primo suono che voi sentite è K, ma lo scriviamo sempre con la lettera C, perché dopo c'è la lettera O, co. Quindi co da, co da, coda. Proviamo con un'ultima parola, culla. La parola culla inizia sempre con il suono K, che si scrive sempre con la lettera C, perché se io dico Q, voi dopo la K sentite una U. Quindi cool la, cool la, culla. La nostra lezione di oggi è finita.
Ciao, a presto!